Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati qui su Magic Duels, non più Origins, Magic Duels Battle for Zendikar. Ci siamo su Zendikar, su battaglia per Zendikar, e vedremo come potremo cavarcela. Allora, tra l'altro non mi ha più detto quella storia, ah, per andare avanti nella campagna devi per forza giocare in multiplayer, boh, io non ho giocato e buonanotte al secchio. Completa la serie di battaglia per Zendikar per sbloccare nuove carte RKTP esaltanti, oppure visita il negozio per scambiare le tue monete con le buste di battaglia per Zendikar. Vediamo un attimo come sarà la campagna, speriamo bene. Sei Gideon Jura, di nuovo lui, non mi dispiace, dai, lui. Un valoroso cavaliere Planeswalker, hai protetto i popoli di molti piani e ora sono gli abitanti di Zendikar ad aver bisogno di te. Al tuo arrivo scoprì che gli Eldrazi stanno devastando questa terra. La fortezza di Portale Marino è stata sopraffatta, ti precipiti a liberare chi è rimasto bloccato al suo interno. Contro gli Eldrazi. Vediamo un po'. Allora, pianura. Cacciatore di gloria, un 2-2, easy, GG. Ah, 1-1. Volare, Aliante dell'Ombra, 2-2, non mi dispiace. Sovrano dei Felidar. Cautela, legame vitale. Mi piace legame. Un 4-6 con legame vitale, mi piace. All'inizio del tuo mantenimento sei 40 o più punti vita, vinci la partita. Strepitoso. Lampo, puoi lanciare questa magia in ogni momento in cui potresti lanciare un istantaneo. Ok. Quando la trappola statica... perché loro non l'hanno chiamato istantaneo ma l'hanno chiamato incantesimo? Boh. Quando la trappola statica entra nel campo di battaglia, esilia una creatura bersaglio controllata da un avversario finché la trappola statica non lascia il campo di battaglia. Quando entra nel campo di battaglia, esilia una creatura bersaglio controllata da un avversario finché la trappola statica non lascia il campo di battaglia. Quindi vuol dire che resterà sul campo. A meno che l'altro non abbia un counter, ecco. Aspetta, quella creatura torna sotto il controllo del proprio proprietario. No, mi piace. Cioè, poi beh, non conosco bene il mazzo, quindi è possibile anche che non sia... Non sento musica, è normale. No, non c'è proprio niente. Non c'è audio. Boh, vabbè, vedremo di farne meno. Allora, un blu-verde. Vediamo un po' come si comporterà. Avrà probabilmente dei counter alla mia carta. Allora, probabilmente avendo un punitore core, che non avevo visto prima che abbiamo pescato. Non può essere bloccato dai discendenti Eldrazi. E non mi dispiace. È un 3-1. Ha poca difesa, ma ha un buon attacco. Mi butto sull'attacco sperando che lui non abbia niente, o mi butto sul medio, ma andiamo sul punitore core. Il fatto che non può essere bloccato dai discendenti Eldrazi mi suggerisce che lui avrà un po' di discendenti Eldrazi. O Eldrazi. Boh, Eldrazi. Invocare i discendenti. Metti sul campo di battaglia due pedine creatura discendente Eldrazi incolori. Hanno, sacrifica questa creatura e aggiungi uno alla tua riserva di mana. Ottimo, quindi è andata bene perché lui ha dei discendenti Eldrazi che non mi possono bloccare. Che brutti, eh. Sono proprio bruttini, lui è molto più carino. Questo è molto sexy. Mi ricorda Geralt di Rivia con cui sto passando un po' troppo tempo per ora. Allora, no, questi non mi conviene giocare. Mi conviene giocare più che altro l'Aliante dell'Ombra, forse, effettivamente. Che ha a volare. Direi quasi quasi di sì. A volare più lo posso usare in difensiva contro quelli. Sì. È più OP di Cacciatore di Gloria, che è uguale ma non a volare. Allora io vado con lui, che tanto non mi può essere bloccato, e gli faccio 3 danni. L'unica cosa è che me ne basta che me ne faccia uno e ciao. È un po' di cristallo questo tizio, eh. Ma effettivamente è un po' magrolino, un po' smunto, eh. È un punitore, ma... Vediamo cosa combina quest'uomo, cioè che poi un Eldrazi, non è un uomo. A invoca altri discendenti. Vabbè, GG. L'unica cosa che ho paura è che poi a un certo punto sacrificherà tutti questi discendenti per evocare una creatura a 1000 di costituzione.
di forza e di tutto, io andrò a giocare due cacciatori di gloria a sto punto. Andiamo con questi cacciatori di gloria e speriamo che gloria ne abbiano. E attaccherei con tutti e due? Sì, attaccherei con tutti e due. Tanto non possono essere bloccati. Spero che lui mi attacchi con quello. Dubito che lo farà, eh. Perché quelli gli fanno più comodo da tenerseli in difensiva. Ma quasi quasi dopo provo a sacrificare i cacciatori di gloria attaccando con loro. Per fargliene morire un po'. Ai ai ai, allora. Questa carta non ha colore, ingerire ogni qualvolta questa creatura infligge danno da combattimento a un giocatore, quel giocatore esilia la prima carta del suo grimorio. Oddio! Non può essere bloccato! Quindi può... Devo counterargliela con questo, per forza. Sì, ne ho due, devo per forza usarne una per bloccargliela. Per forza, non ho altra scelta, eh. Sì, infatti, trappola statica su quello, perché non posso permettermi che mi esili tutte le carte così a piacimento. E poi attacco con tutto. Cosa mi consiglia lui? Attacca con tutto. Infatti, è quello che volevo fare anch'io, anche perché devo metterlo in difficoltà. Devo costringerlo a usare queste discendenti Eldrazi, che non può utilizzare contro quello. Ah, ne sacrifica solo uno? Ah... Oh. È una via di mezzo che non mi piace. Proprio per nulla. E attacca solo con uno. È una via di mezzo che non mi piace proprio niente. E gioco un altro incursore bentonico, ma io ho un'altra strappola statica e quindi... Te la pigli in quel posto. Ah, però che cos'è che ha? Un'altra creatura simile. Con volare, tra l'altro. Ma lo costringerò a sacrificarla contro l'Aliante dell'Ombra. Allora, che cosa ho preso? Ritirata verso Emeria. Ogni qualvolta una terra entra nel tuo campo di battaglia sotto il tuo controllo, scegli. O metti sul campo di battaglia una pedina creatura alleato core 1-1 bianca. Oppure le creature che controlli prendono più uno alla fine del turno. Ma io giocherei più che altro la trappola statica contro quello, perché... Forse per me cercherei di concludere questo giro. Cosa mi consiglia lui? Mi consiglierà attacca con tutto. Infatti io voglio attaccare con tutto. Così che lui, per non morirci, deve sacrificare tutto. O quasi. Ah, l'aliante non me l'ha fermato, mi ha fermato il punitore core, che effettivamente gli conviene, perché ci muoiono comunque entrambi e niente, però lui infliggeva 3 danni, così lui ne ha ricevuti solo 2 e non 3. Ora come ora sono in una situazione di netto vantaggio, voglio capire qual è che è la sua strategia terribile, tremenda, punitiva. Posso giocare questo? Con cautela e legame vitale. Giochiamo. Tanto è chiusa. Ah, 3 carte in mano. Potrebbe effettivamente non essere chiusa, visto che è un mazzo con delle creature... Cioè, un mazzo 50% blu. Potrebbe avere qualche incantesimo istantaneo. No, non ce l'ha. Non ce l'ha e quindi GG. Eldrazi... Boh. Gideon ha difeso la popolazione. In tra l'altro meno di 10 minuti, quindi direi che possiamo anche lanciarci sulla prossima. Aiuti i sopravvissuti a fuggire, tra di essi c'è Nissa, Sì, Nissa, ciao! Un'elfa Planeswalker, spieghi il tuo piano per strappare portale marino agli Eldrazi e chiedi il suo aiuto. Lei risponde che prima deve completare una missione, ma accetta di unirsi alla battaglia che dopo, avrai radunato un esercito. Quindi con chi siamo adesso? Sempre con Gideon, con Nissa? Se hai intenzione
di riprendere il portale marino, ti servirà l'aiuto di chiunque sia disposto a combattere, ma quando ti avvicini a un gruppo di abitanti di Zendikar scopri che sono ostili. Si stringono insieme contro di te, lo straniero. Dovrai dimostrare il tuo valore. Ma siamo idioti se dobbiamo pure combatterci tra di noi. Ah, questo è per reclutare le forze. Poi dopo faremo quella di Nissa, probabilmente, ed è praticamente finito tutto. Allora, cacciatore di gloria, il punitore core, che però non ha molto senso, perché quelli non avranno dei discendenti Eldrazi, e due creature bersaglio che controlli prendono +2/+2 e hanno volare fino alla fine del turno. Non è male. Abbiamo in realtà solo il cacciatore di gloria utilizzabile ora come ora, però... Beh, anche il punitore core, ma non è un granché, nel senso che basta che abbia un 1-1 e questo diventa inutile. Cosa ha giocato? Passa in rassegna il tuo grimo... No. Ok, vabbè, niente di grave. Credevo peggio. Ok, bianco, quindi anche lui credo che sia sul volare e quindi dovremmo starci un po' attenti. Il punitore core potrei giocarlo effettivamente adesso, sperando che lui non abbia ancora delle creature da poter giocare il prossimo turno. Perché ora è alla Summoning Sickness e quindi non può attaccare. Ma se sto giro lui non può giocare niente, il prossimo turno gli facciamo 3 danni. E invece no. Un chierico umano. Ogni qualvolta guadagni punti vita puoi pagare un mana bianco. Se lo fai metti un segnalino +1/+1 su una creatura bersaglio. Non mi piace molto questa situazione. Devo prendere un attimo, tenere un attimo d'occhio quale sarà la loro tattica per cercare di agire di conseguenza. A questo punto abbiamo pescato anche una trappola statica. Io andrei di cacciatore di gloria. No, non questa. Cacciatore di... No! Scusatemi, è sempre questo cribbio di volante che mi fa casini all'improvviso. Cioè, sono tipo 20 minuti che sto giocando, ma... 30 minuti che sto giocando, ma ancora non ha fatto niente. Adesso all'improvviso impazzisce e dice... guarda che sta girando a caso tutto il mondo. Perché dovrei attaccare con quello? Vabbè, sì. Per sacrificarlo contro di quello, perché effettivamente ha una... Ha una discreta abilità quello, quindi... Diciamo che ci sta un 1-1, uno scambio 1-1 di questo tipo. Quindi dai, è andata bene. Questi punitori core li devo usare un po' così, ecco, come pedine sacrificabili. Ah, ma ne è un'altra di Guardiana Serena, GG. Cioè, GG è un fico secco, ecco. GG è un Kaiser. Vendetta dei dirupi, alleato esploratore core. Le creature che controlli prendono +1/+1 fino alla fine del turno. Ah. No, mi piace questa situazione. Allora, cosa gioco? Aliante dell'ombra, questo a volare? No, questo neanche a volare. Allora io credo che giocherei un aliante dell'ombra, effettivamente. Perché i punitori core, beh, lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che dovrei sacrificarmi un punitore core per una vendetta dei dirupi. Attacco con questo, sì. Se per caso lo bloccasse, ci sta. Non lo blocca effettivamente, perché così lui attacca con tutti e due il prossimo... No, attaccherà solo con uno. Attaccherà solo con questo se attacca. Ma forse non attacca. Ah, ha un sacco di abilità nelle sue carte. Quindi bisogna starci molto molto attenti, perché hanno tutti cautela, tra l'altro. E salto il blocco. Sì, perché non voglio sacrificarmi l'unica creatura con volare per questa Guardiana Serena. Ho un sacco di punitori core di cui me ne faccio poco o nulla. Questa effettivamente potrei poi sfruttarla. Ne gioco un altro. Potrei sfruttarla come. Per buffare due guardiani di Thor. Sì, di Kor. Punitori Kor. Buonanotte. Guardiani di Thor. E. Fargli arrivare 10 danni in faccia. Senza che li possa bloccare. Magari il prossimo giro. Ma sarebbe un po' presto forse il prossimo giro. È da sfruttare.
Però tanto alla fin fine che cosa mi cambia, ecco. Ah vabbè, ma adesso me li sacrifico, quindi buonanotte. Me li sacrifico tutti e due ora. Allora mi dice blocca con questa, ma che pro? No, il pro è che dopo gli posso fare più danni con quell'altra. Lui mi dice blocca solo questo. Ma io li bloccherei tutti e due invece, sai? Ah, non mi piace, cosa sta facendo? Cribbio. Ho perso due carte gratis. Perché abilità? Questa. Idiota che sono, idiota che sono, sono un idiota perché ho perso tutte le mie creature a caso. Mi ci attacca con tutto. Sì, ci sta effettivamente. Perché lui non me lo può fermare. Vabbè, ah, può fermarmela con quella, ma effettivamente mi morisse per quella ci sono molto d'accordo perché quell'abilità è abbastanza OP, ecco. Beh, non troppo P, però effettivamente la situazione non è molto bella. Ah, un punitore core. Brutta storia. Perché anche se fragile ha parecchi danni di output. Lui mi dice di bloccare. No, mi dice di saltare il blocco. Io salto il blocco, effettivamente. Perché 4 danni posso accettarli molto piacevolmente, ecco. È bianco ma non ha comunque creature con volare per ora. Ah, un alleato felino, hanno tutti cautela adesso. Allora. Non mi conviene usare la trappola statica per sta gente qua. Allora, se adesso io attaccassi con tutti e due, infliggerei 4 danni gratis. E ci sta. Lui mi dice, ah, attacca solo con uno. Perché attacca solo con uno per sacrificarne un altro? Lui ha 2, 4, 6 e 3, 9. Che sarebbero parecchi danni, effettivamente. Questa non ha abilità. Ok. Questo non ha niente di che. Questa è la questione radunare, che però non è niente grave. Questo ogni volta che guadagni punti vita, ma però non ha guadagnato punti vita. Io andrei ad attaccare con tutti e due. Uno e uno, due. Ok, sono già 17 minuti. Ah, mi dice di usare la trappola statica. Ah, che pro. Per bloccare chi, tra l'altro? Il 2-3? Vabbè, usiamolo. Due danni in meno, effettivamente. O forse lui. No, ma mi dà più problemi con la sua abilità di cautela, eh. Sette danni. Se riuscissi almeno a giocare qualcosa di utile, cioè qualche creatura più che altro. Se mi venisse una creatura. Oh, santi nomi. Qualvolta il teleportatore di Korra o un altro alleato entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, tappa una creatura bersaglio controllata da un avversario. È già tappata. È inutile questo, un più 2, perché alla fin fine gli farei 8 danni e lui sopravviverebbe lo stesso. E credo che a sto giro non posso neanche attaccare perché lui è in una netta supremazia. Una netta superiorità. Io non ho creature proprio per niente, quindi mi conviene saltare perché devo per forza sacrificare il giro dopo per non morirci. Continuo. Se non ho un crebbio di creature. No, questa è persa perché adesso le sacrifico e poi dopo non ho più niente da sacrificare. Io andrei così. Così. No, questa è persa. Perché a meno che non prenda qualcosa di OP con volare il prossimo giro, o qualcosa di OP in generale a cui posso mettere volare poi dopo,
sono nei guai fino alla fine di... beh, un'aquila della guardia. Inutile, ho perso. Ora attacca con tutte e due, gliene posso bloccare solo una delle due. È andata, ragazzi. Guarda, almeno gli uccido quella. È andata, beh, ci riproveremo nel prossimo episodio. Niente di grave. Io vi invito a lasciare un mi piace se per caso l'episodio vi fosse piaciuto, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Io vi auguro una buonissima giornata. Ci vediamo giovedì. Sì, o venerdì. Quando è che esce Magic? Giovedì. Sì, giovedì, signore. Giovedì, giovedì. Ciao.